siamo con Tonino Capacchione, che è il presidente nazionale del sindacato balneari della Confcommercio. Allora Tonino, la nostra sfida per l'hackathon che faremo a Bari a ottobre di quest'anno, cosa vogliamo invitare a creare, a realizzare per soddisfare le esigenze dei gestori dei siti balneari? Ma a mio avviso bisogna partire dai bisogni della categoria. E quindi quali sono questi bisogni, queste esigenze? Il contrasto al fenomeno erosivo e quindi degli strumenti che possano verificare in tempo reale la esistenza di questo fenomeno dell'erosione delle spiagge. Gli spiaggiamenti delle alghe, delle posidonie, anche questo costituisce un grosso problema. Per la qualità delle acque potrebbe essere utile verificare la possibilità di estendere il periodo della balneazione prima del 1° maggio e dopo il 30 settembre e quindi verificare la possibilità di effettuare prelievi e analisi per verificare la balneabilità del mare in periodi diversi da quello canonico 1 maggio 30 settembre. Quindi in generale combinare informazioni che possono essere utili anche per gli utenti poi dei siti balneari, sfruttando quello che è il dato satellitare, quindi il contributo dell'osservazione della Terra che permette di avere dati anche su base giornaliera, combinandolo con tutte le altre fonti informative, per esempio citavi i dati che le ARPA acquisiscono per controllare periodicamente lo stato di qualità delle acque. Sì, è chiaro che le informazioni sono fondamentali per gli operatori economici, per la pubblica amministrazione, per gli stessi utenti. L'informazione alla quale l'utenza balneare è particolarmente sensibile è data appunto dalle condizioni atmosferiche e quindi dal clima, dalle previsioni. Quante più nel dettaglio è possibile effettuare queste previsioni, tanto più diciamo, l'utente è aiutato nella scelta se fare la vacanza, se andare al mare o meno. L'altro elemento importante è quello appunto della balneabilità e infine la esistenza o meno di alghe. Noi abbiamo delle aree in Puglia, ma in tutta Italia, dove il fenomeno dello spiaggiamento dell'alga è un fenomeno che crea grossi problemi all'utenza naturalmente, ma oltre agli spiaggiamenti un altro fenomeno, non lo so se è possibile farlo, è la presenza di meduse, per esempio. Se fosse possibile verificare la presenza in una determinata spiaggia di meduse. Questo crea delle che permettono di controllare l'approssimarsi di meduse, di banchi di meduse. Alla costa, certo. Queste sono le esigenze più avvertite sia degli operatori economici che della clientela. Benissimo. Insomma, una bella sfida per i partecipanti dell'hackathon. Vediamo se qualcuno raccoglie queste sfide e si inventa qualche applicazione nuova che combini tutte queste fonti informative. Grazie Tonino. Grazie a voi. Sono convinto che ci sono tanti giovani capaci di utilizzare questi stimoli per creare l'innovazione che è fondamentale per la crescita per tutti. Benissimo, quindi l'appuntamento è a Bari dall'11 al 13 ottobre del 2019. A presto. Ciao.